Ciao, benvenuti su un nuovo video di RCM. Tante volte ci chiedete che cosa si fa durante un corso e quali sono gli argomenti trattati. E allora abbiamo pensato di utilizzare i video che i nostri tutor fanno per farli rivedere ai rider a fine giornata per aiutarli a identificare quali sono gli errori e di commentarli insieme in modo da individuare A, quali sono gli errori più comuni e B, capire quali sono le strategie che mettiamo in atto per poter andare a farvi migliorare. Queste immagini che state per vedere sono state girate durante la RCM Week in Val di Fassa. In particolare siamo sul Trail Infinity e l'obiettivo del passaggio, quindi che il tutor aveva dato a tutti i rider, era quello di allargarsi, prendere la prima gobba, assorbirla, quindi non far staccare le ruote da terra, non perdere il bilanciamento, la centralità sia davanti e indietro sia laterale, per poter impostare poi subito una traiettoria che passasse vicino all'albero a destra e andasse quindi ad arrotondare il più possibile la curva. È un po' un anticipo avanzato, se così vogliamo chiamarlo, rispetto a quello che indicherebbe il sentiero normale. Andiamo a vedere cosa hanno fatto i nostri rider. Per prima cosa andiamo a vedere, prendiamo come riferimento Giada. Giada qui l'ha affrontato molto bene. Vediamo che va a assorbire bene gli urti e va a assorbire bene sia la prima gobba che la seconda e rimane sempre molto molto stabile e riesce a uscire bene. Anche Marco, vediamo subito dopo. Lo affronta bene, sicuramente non come Giada a livello di stabilità, gli manca un pochino di stabilità sulle gobbe, in particolare perché? Perché gli è mancata un pochino di mobilità. Vediamo infatti come nella prima gobba gli vada a mancare proprio un po' di piegamento delle braccia in cima alla gobba e quindi nel momento in cui l'anteriore scende gli porta un po' giù le spalle. Se avesse piegato di più le braccia in cima alla gobba avrebbe avuto più escursione di braccio e di conseguenza avrebbe potuto copiare la gobba senza essere trascinato, senza far sì che il busto venisse trascinato verso il basso. Questa cosa invece va a togliergli un pochino di stabilità, però in generale fatto molto bene. Il prossimo rider è un altro Marco del gruppo, che vediamo che nel primo passaggio perde totalmente la traiettoria e in alto con le spalle, andando a remare, diciamo noi ogni tanto, cioè andando a spostarsi da una parte all'altra per cercare l'equilibrio, in realtà va a perdere totalmente la linea. Vedete che si ritrova totalmente fuori ad andare all'esterno addirittura della curva. Quindi dopo essere stato corretto, secondo passaggio riesce a stare interno alla curva, ma di nuovo vediamo che le spalle tendono a muoversi questa volta verso l'albero, verso l'interno e quindi a non dargli stabilità. L'errore principale di Marco, lo possiamo vedere qua in uscita, in realtà non è tanto legato alle spalle, quella è una conseguenza. Il problema principale è che Marco ha una posizione in cui sta col bacino molto in avanti e quindi non riesce ad avere una figura spezzata, quindi col bacino indietro, le spalle basse, una quadrupedia, ma tende a essere molto bipede e quindi deve trovare tanto equilibrio andando proprio a muovere, a remare con le spalle perché il bacino è molto bloccato. In realtà, nel momento in cui lui andasse a riuscire a inclinare maggiormente la schiena, potrebbe avere le spalle più stabili e muoversi di più col bacino lateralmente, andando così a trovare l'equilibrio in quel modo lì e non andando quindi a inficiare quello che è la linea che andrà a seguire durante l'esecuzione degli esercizi. A seguire vediamo Giorgio. Anche lui vedete come in assorbimento, poi lui ha le leve lunghe quindi gli viene anche facile, ma in assorbimento riesce molto bene ad assorbire tutti gli ostacoli, però non è bilanciatissimo. Vedete come passa vicino all'albero. Di nuovo anche lui come problema principale ha che con le spalle tende un po' a muoversi lateralmente, meno di Marco come abbiamo visto prima, però non ha una stabilità sulla bici che gli permetta di scorrere ben dritto dove vuole andare, ma ogni piccola asperità nel momento in cui noi siamo un pochino spostati di spalle ci sposta da una parte o dall'altra, quindi ci toglie stabilità. Comunque un'esecuzione buona. La prossima rider è Francesca, vediamo che qui Francesca addirittura perde un piede e da lì in poi chiaramente ha dei problemi a gestire i carichi perché nel momento in cui in ingresso era un pochino sbilanciata, è andata a perdere un piede, a quel punto si è trovata con tutto il peso sul piede, in questo caso interno, che quindi è proprio l'opposto di cosa vorremmo in una curva, e a questo punto ha dovuto controbilanciare con tutto il corpo e vabbè, questo primo giro è andato così. Vediamo il secondo giro molto più composta, di nuovo anche lei cerca un pochino di muoversi. Tanto con le spalle, diciamo, cerca un po' di muoversi con le spalle, mentre invece dovrebbe muoversi un pochino di più col bacino. Però vediamo che in realtà nel momento in cui poi arriva a superare l'ultima radice e entra in curva, c'è un buon avvitamento. Unica pecca, se vogliamo, è che è un pochino troppo in avanti, quindi si è un pochino appoggiata sul manubrio, mentre invece dovrebbe dovuto sostenersi un pochino di più. Quindi è buono l'avvitamento, è buona la rotazione, ma la gestione dei carichi fronte e retro, insomma, è un pelino troppo in avanti. Quindi molto bene che ne è uscita senza problemi, però
Però sicuramente qui deve mettere un pochino a posto quello che è il sentire il busto e quindi sentire la pressione che ha sulle mani senza eccedere nell'avanzare sulla ruota anteriore. Il rischio, ovviamente lo sappiamo, può essere cappottone, ma anche banalmente che se io ho troppo carico sulla ruota anteriore tendo a chiudere molto decisamente la curva e quindi non riesco a fare una linea tonda. Vediamo infine l'ultimo rider del gruppo, Giovanni, che arriva a primo giro. Guardate come sono messe le spalle, è tutto da una parte mentre sta salendo sulla gobba. L'epilogo è già scritto, cadrà dalla gobba sicuramente, e infatti cade da una parte della gobba, proprio perché nel momento in cui io arrivo e ho le spalle tutte da quella parte lì, la bici non può fare altro che girare a destra. Se lo faccio sulla gobba, disastro. Quindi bisogna cercare di stare sulla bicicletta, non di lato. Secondo giro, un pochino meglio, vediamo come passa la gobba all'inizio, però di nuovo perde totalmente le spalle nel momento in cui scende. A questo punto si va piano piano ad appoggiare contro l'albero. Il problema qui, ma è una caduta chiaramente senza conseguenze e che però mette in evidenza quelli che sono i problemi, quindi l'obiettivo è proprio arrivare a capire quali sono i problemi senza farvi rischiare, no? Di conseguenza qui vedete come in realtà a bassa velocità, ma in una situazione di terreno tecnico, in realtà siamo arrivati a individuare che il problema di Giovanni in questo caso è proprio che andava troppo a muoversi di spalle, a guardare basso e quindi a non cercare una linea guardando lontano che fosse fluida e una centralità sul da un punto di vista laterale, ok? Che lo ha portato a una caduta fortunatamente senza conseguenze, insomma una cosa abbastanza tranquilla. È ovvio che cosa, ragazzi, che come avete visto lo stesso passaggio offre varie interpretazioni, ma soprattutto in sicurezza, perché fatto a una velocità corretta e era un passaggio pensato per il livello di tutti questi partecipanti di questo gruppo qua, può mettere in evidenza quelle che sono le lacune specifiche di ciascuno. Quindi l'obiettivo dei nostri camp, dei nostri corsi in generale, delle week, in realtà anche delle lezioni private, è proprio quello di riuscire a personalizzare il più possibile quello che è la correzione verso di voi. Non è un caso che, lo diciamo sempre, noi facciamo i tutorial, vi invitiamo a vederli, li trovate sul canale, ma questo non basta. Perché? Perché quello che sicuramente conta di più e poi essere corretti in presenza, perché come abbiamo visto, stesso identico passaggio, stesso identico obiettivo, ciascuno lo interpretava in un modo leggermente diverso e soprattutto ha messo in luce una lacuna tecnica leggermente diversa, quindi possiamo poi andare a personalizzare la correzione per ciascuno e quindi andare a dare gli esercizi e gli obiettivi specifici in modo che ciascuno possa migliorare il proprio livello. Per oggi è tutto, facci sapere se hai trovato utile questo video e scrivi nei commenti se vorresti vedere altri video di questo tipo. Altrimenti ci troviamo ai nostri corsi, trovi tutte le date sul sito www.raidacomemangi.com. Ciao, alla prossima!